Cari colleghi venditori, buongiorno, io sono Fabio Cibello, il coach dei venditori e sto facendo questo video per voi qui da Sirmione, sul lago di Garda. Sono qui, come sapete, ormai state vedendo alcune mie storie sui miei vari social e sapete che sono qua da qualche giorno a Sirmione. Allora, mi sono arrivate alcune domande attraverso anche le varie storie che ho fatto e dato che amo questo lavoro, dato che amo fare il venditore e amo fare il sales trainer e il sales coach, voglio quindi prendermi qualche minuto per rispondere a una domanda. Me ne sono arrivate diverse, ne ho selezionate alcune, cui risponderò nei prossimi giorni. Oggi rispondo a questa. Ok, Fabio, sai, io spiego tutto bene, racconto bene la mia soluzione al mio potenziale cliente, poi però non riesco a in qualche modo capire se quella persona è realmente disposta poi a procedere con me e ovviamente ad acquistare la mia soluzione. Come posso qualificare, come posso capire prima di arrivare in fase di chiusura se quella persona comunque è realmente disposta a fare qualcosa con me, se è veramente disposta a prendersi degli impegni per poter procedere poi nell'acquisto? Ok, chiaramente ci sono diverse domande che possiamo fare, che puoi fare al tuo potenziale cliente. In questo video ti suggerisco questa domanda perché è una domanda molto potente che ti dà un'idea molto chiara, ok, se la persona di fronte a te è una persona che potrà poi effettivamente prendere una decisione positiva e quindi acquistare la tua soluzione. Non è tanto il cosa ti risponderà, attenzione nella vendita, soprattutto nella vendita in cui sei di fronte al tuo potenziale cliente. Si può fare anche al telefono, ok? Perché il tono della voce cambia e puoi studiarle, puoi capire diverse cose. Ovvio che se riesci a fare un appuntamento dal vivo o anche in video call, beh, questo ti facilita molto. E quindi riusciamo a capire attraverso il come ci dà quella risposta, attraverso il come ti dà quella risposta, se potrai in qualche modo avere qualche chance di chiusura con quella persona. Ora, qual è questa domanda? La domanda è questa. Caro prospect, se riusciamo, se siete un'azienda, oppure se riesco a risolvere, ad aiutarti a risolvere questa problematica di cui mi hai parlato poco fa, se riesco o riusciamo ad aiutarti a ottenere questo obiettivo nei tempi che mi hai spiegato per volerlo raggiungere. Sei disposto a XYZ, ovvero sei disposto a comprare oggi? Sei disposto a fare oggi questa determinata cosa? Sei disposto a puntini, puntini, puntini? A questo punto che cosa succede? Succede che tu prendi l'obiettivo che ti ha raccontato, prendi la motivazione che ti ha raccontato, ed è importante che gli fai anche una domanda prima, ovvero questo obiettivo entro quando vorresti raggiungerlo? Questa cosa entro quando vorresti farla? La tempistica è importante, l'urgenza è fondamentale da sapere. Se non c'è urgenza, non c'è vendita, ricordati. No urgenza, no vendita. No pain, no sale anche. No dolore, no vendita. Ok, sono due elementi fondamentali. Quindi, una volta appurato e capito che è un qualcosa che vuole fare velocemente o comunque a breve scadenza e ti racconta determinate cose e poi gli fai determinate domande che ti spiegherò al mio programma da venditore a closer, partiremo tra poco. Se ti aiuto, se ti aiutiamo a risolvere questo problema oggi, velocemente, sei disposto a? Ecco che a questo punto tu riuscirai a capire se hai veramente una persona di fronte che è seriamente interessata a fare delle azioni oppure no. Ti ripeto, non è tanto il cosa ti risponde, perché banalmente ti può anche mentire in quel momento, ma è il come lo farà. E ti posso garantire che se ti sta mentendo, e tu chiaramente lo comprometti con quella domanda,
ti posso garantire che la risposta la percepirai non autentica. Se invece è realmente interessato, ti garantisco che percepirai di fronte a te, o al telefono, o in video call, una persona realmente interessata. Prova questa domanda. Fammi sapere innanzitutto se questo video ti è stato utile con un like, con un commento, iscriviti al mio canale YouTube, segui il mio profilo di LinkedIn o di Facebook o di Instagram, insomma qual è il tuo social preferito, ci sono ovunque, e metti in pratica questa domanda perché è molto semplice ma molto molto potente. Ok? Da Sirmione, dal lago di Garda, un salutone, un abbraccio. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!